Buongiorno a tutti, a nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo lo sponsor Mori Legnami per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Stefano Levi della Torre e Lea Melandri. Si ricorda che è vietato fumare nel cortile della loggia e tenere i cellulari spenti. Grazie e buon ascolto. Io sono Lea Melandri, siccome non penso che tutti mi conoscono, dirò soltanto che sono impegnata da circa 40 anni nel movimento delle donne, a cui ho dedicato la mia riflessione e i miei scritti. Quindi la tematica e il punto di vista che porterò in questo incontro è quello del rapporto uomo-donna. Ringrazio Stefano Levi della Torre, che Dorina chiamerò Stefano perché due cognomi mi mettono suggestione. E quindi ringrazio Stefano di avermi chiamato a parlare e discutere con lui del suo libro. Lei cita, grazie per un titolo intrigante, suggestivo, felicemente contraddittorio, lei cita, grazie a Dio. Quando Stefano mi ha chiesto, mi ha invitato a parlare di Chiamanto, la prima reazione è stata: ma io cosa c'entro? Io non mi sono occupata specificamente della questione laicità religione. È vero, mi sono battuta e continuo a battermi insieme con il movimento delle donne e altri movimenti contro l'ingerenza della Chiesa su questioni essenziali della vita e dell'esperienza umana che a mio avviso devono essere lasciate alla libertà di scelta dell'individuo. Parlo del rapporto, del testamento biologico, dell'unione civile, quelle che impropriamente vengono chiamate a mio avviso questioni eticamente sensibili, sono questioni che riguardano rapporti di potere, riguardano la storia, la cultura, la politica, non solo la morale. E dicevo, nonostante questo impegno, ripeto, non ho mai portato ho sempre avuto, diciamo, proprio una poca simpatia per il laicismo, cioè per quando la laicità diventa una sorta di altra religione, un'ideologia, no? Quando soprattutto diciamo, la mia poca simpatia è per tutte le posizioni dualistiche e contrappositive, no? Laicità, religione, natura, cultura, cioè quei dualismi che hanno impedito finora, che sono alla base della cultura che abbiamo ereditato e che hanno impedito finora di vedere i legami, i nessi profondi, le parentesi che ci sono tra esperienze della vita umana, dell'umano, tra loro inscindibili. No? E che noi abbiamo ereditato come complementari, contrapposte e disposte anche secondo una gerarchia precisa. Quindi io, tutte le volte che ero stato invitato, ho sempre detto no. E questa volta devo dire, quando poi Stefano mi ha dato una scheda, una presentazione del suo libro, immediatamente ho detto anche: accidenti, mi interessa, non solo mi tocca questo tema, mi tocca molto. Mi tocca molto per due ragioni. Una ragione diretta è che è l'influenza che ha avuto la religione cristiano-cattolica nella mia formazione, direi fino ai 25 anni. Sono nato in una famiglia contadina, in Campania, un paese della Romagna Rossa, ma dove comunque la formazione profonda degli umani era ancora, avveniva attraverso la Chiesa. Quindi l'esperienza religiosa in forme, come potrei dire, dolorose e felici al medesimo tempo, mi hanno accompagnato fino ai 25 anni, finché non sono andata via da quel paese, sono arrivata a Milano. Ma indirettamente la questione della città religione mi ha toccato nel momento in cui ho incontrato a Milano il primo movimento non autoritario nella scuola e poi il movimento delle donne, il femminismo. Erano due movimenti politici anomali, nel senso che partivano per interrogare la civiltà, la storia, la cultura, la politica, partivano dal luogo che la politica, la polis, ha considerato altro, cioè partivano dal corpo, dalla vita personale, dalla sessualità, la coppia, la famiglia, quindi cioè partivano da quel retroterra della storia e della civiltà che è stato considerato naturale, non politico, no? Questi movimenti riscoprivano la persona in tutta la sua complessità e in particolare con il movimento delle donne la persona in quanto non neutra, appartenente a un sesso o all'altro, che vuol dire con un destino segnato già dalla nascita in base al dato biologico. Quindi erano due movimenti che di fatto andavano a toccare indirettamente, no? Quello che è stato considerato dalla Chiesa, dalla morale religiosa,
un proprio territorio, un proprio appannaggio, diciamo proprio, un luogo di controllo del corpo femminile, la sessualità, il matrimonio, la famiglia. Quindi forse noi allora non ci siamo neanche in seguito, a dire il vero, non ci siamo occupate così a fondo di tutte le simbolizzazioni, di tutte dell'immaginario, delle costruzioni, diciamo, culturali della religione. Forse abbiamo pensato un po' ingenuamente allora che bastava, come dire, sottrattogliere alla naturalizzazione, alla sacralizzazione, no? Il corpo femminile, la sessualità, eccetera, per uscire in qualche modo, no? da questa appropriazione che in parte la Chiesa ha fatto di queste tematiche. E dicevo, poi ho letto il libro, mi ha interessato moltissimo, ci ho lavorato quasi tutta l'estate e soprattutto ne ho avuto lo stimolo, la spinta a rileggere anche il mio percorso intellettuale, per trovare, cercando di vedere lì, di riscoprire lì quante tracce avevo lasciato quei miei 25 primi, quella mia parte di vita che, come sappiamo, infanzia e giovinezza sono i momenti che strutturano a lungo le nostre vite. Effettivamente devo dire che, soprattutto nel libro Come nasce il sogno d'amore, che uscì nell'88 da Rizzoli, in quel libro c'è molta traccia, pur io parlavo del sogno d'amore come sogno di armonia, di ricomposizione degli opposti, ma c'era molto, come dire, c'era una forte traccia anche di componenti, aspetti della religione, di cui forse avrò modo di parlare dopo. Del libro di Stefano è quello che mi ha non solo interessato, ma quello che mi è dato più vicino alla mia impostazione di pensiero, è, come dicevo prima, l'uscita da questa posizione dualistica e la ricerca di legami e di nesso e di parentele. Stefano parla di una consanguineità, no, tra il pensiero laico e la religione, e dice è necessario, è necessario confrontarsi con tutta la ricchezza di sedimentazioni, di simboli, di immagini e gesti che contiene la religione, perché parla di noi, parla dell'umano, parla della costruzione, delle costruzioni storiche dell'umano, in una versione, in un modo che generalmente devi sapere, no, quelli più razionali non dicono, cioè va a schivare le ragioni prime, le ragioni occulte dell'agire umano. Dice Stefano, non possiamo lasciare un patrimonio di pensiero, di idee, un patrimonio così prezioso per capire la nostra storia, non possiamo lasciarlo soltanto in mano ai clericali. I laici devono ascoltare i credenti, bisogna confrontarsi un corpo a corpo, diciamo, con la religione, proprio per rendersi conto quanto sia appunto imparentata con tutte le costruzioni, con tutte le altre costruzioni culturali e storiche della civiltà. Ecco, io non voglio, mi voglio fermare perché voglio lasciare a Stefano appunto di aprire sul suo libro, dirò soltanto che vorrei che dicesse perché ha scelto in questo momento, no, di scrivere un libro su questo tema, perché in questo momento, il perché di questo titolo, dicevo così felicemente contraddittorio, e perché anche ha scelto di discuterne con una donna che ha messo a tema così insistentemente, quasi maniacalmente, il rapporto tra i sessi, il rapporto uomo-donna. Ringrazio anch'io molto di questo invito e della disponibilità di Lea Melandri di discutere con me queste cose. E dico questo: quando Leinaudi gentilmente mi ha proposto di fare un libretto su questo argomento, anch'io mi sono spaventato, non tanto per il tema piuttosto arduo, perché quando sono presuntuoso dico ma qualcosa poi mi viene fuori, quanto per la quantità enorme di libri che parlano a quello, un libro in più, non lo so. Poi dopo appunto ha vinto la presunzione e ho deciso di rinunciare a leggere tutti i libri che erano stati scritti su questo argomento e di buttare giù, diciamo, quello che avevo accumulato nel tempo come pensiero su questo, e che mi appassiona, diciamo, l'argomento.
Io tenderei a salutare delle cose che ritengo abbastanza ovvie e relativamente semplici, cioè il fatto che continuo a considerare necessaria una lotta per la laicità nelle istituzioni e tutte contro le ingerenze clericali di qualunque tipo, eccetera, eccetera. Questo qui lo ritengo assolutamente necessario, ovvio, non ne parlerei tanto, anche se sono cose che, insisto, sono estremamente importanti e doverose, diciamo, come battaglia. E cercherei invece di dire perché mi sembrava di utile, diciamo, in questo momento di sollevare la questione della laicità, non soltanto perché una reazione tradizionalistica, diciamo, della laicità nei confronti di magari nuove prepotenze di tipo clericale, clericale non è soltanto, diciamo, di una chiesa o dell'altra, cioè come mentalità, diciamo, clericale, che può essere di credenti o sedicenti non credenti. L'atteggiamento integralistico è una tentazione che tutti quanti abbiamo, perché l'integralismo è una grande semplificazione che ci permette di risparmiare sforzi, no? Noi abbiamo continuamente delle economie da fare, di spendere delle nostre energie, e quindi la tentazione di essere integralisti c'è spontanea, no? Continuamente, come essere tifosi o altre cose del genere, è una forma di economia di sforzi, diciamo. E allora pensavo, mi sembrava, insomma, che rimettere in discussione la laicità fosse anche incidere sui riflessi condizionati, diciamo, quando si riapre, diciamo, un conflitto abbastanza evidente tra mondo istituzionalmente religioso e mondo istituzionalmente non religioso, ci fossero proprio riflessi condizionati e bisognava andare un pochino a dissodare, diciamo, questo terreno. Dando anche per scontato che il rianimare, diciamo, il pensiero sulla laicità è assolutamente necessaria in una situazione in cui la globalizzazione e le migrazioni costruiscono delle situazioni e delle necessità, diciamo, di convivenza tra culture, mentalità, credi diversi, eccetera, che possono trovare un sistema di convivenza soltanto in uno spazio laico. Laico come mentalità e laico come istituzione. Quindi era assolutamente necessario, nella contingenza storica importantissima in cui ci troviamo, di questo contatto, appunto, a corpo tra mentalità e culture diverse, rianimare la mentalità laica come spazio di convivenza. Le forze politiche aumentano il loro desiderio di parassitare la religione, per dire noi abbiamo questa idea. E al tempo stesso la religione, che anche lei come religione istituzionale ha le sue difficoltà, di parassitare la politica. Quindi che viviamo in un periodo di parassitismo, diciamo così, reciproco, tra religioni, istituzioni religiose e partiti politici, non soltanto in Italia. In Italia è molto forte, però mi pare che sia diffuso, diciamo, in Europa questa situazione. Cioè, avendo un calo di orizzonti ideali, uno dice, vabbè, lo appaltiamo alla religione. La religione, avendo un calo di convincimento nei confronti della gente, vabbè, dobbiamo allora abbarbicarci al potere. E che questo qui fosse più o meno la congiuntura storica in cui ci troviamo. Cioè, un calo di intensità, diciamo, spirituale, chiamiamola, sia della politica, quindi anche della democrazia, sia della religione istituzionale. Questo qui era un po' la situazione, secondo me. E quindi che fossimo di fronte a una cosa che è una falsità, ma che è stata molto utile, e cioè quello che chiamo il compromesso liberale. Il compromesso liberale è quello che dice libero Stato, libera Chiesa in libero Stato. Cioè, quando lo Stato si sta formando, quando c'è una tensione forte di costruire un popolo, no, per esempio nel Risorgimento italiano, cioè adesso abbiamo fatto l'Italia, bisogna fare gli italiani, cioè è un lavoro lungo. Lo spiega anche il libro dell'Esodo: per formare un popolo ci vogliono almeno simbolicamente 40 anni come minimo, diciamo, quei 40 anni di deserto, no? Quindi lì è proprio, diciamo, una grande narrazione di come è difficile formare un popolo da una massa disfatta, no? E questo qui è di un realismo storico, come molto spesso la Bibbia è di profondo realismo storico e antropologico, no?
Ecco che quindi in quel periodo lì, diciamo, libera chiesa e libero Stato, era però una falsificazione della religione, perché dice spartiamoci il territorio, voi vi occupate dello spirito, delle credenze, eccetera. Noi ci occupiamo invece delle istituzioni, di come funziona la vita civile e così via. Ma le religioni che noi conosciamo, almeno che io conosco, cioè quelle bibliche o coraniche, sono religioni in realtà che nascono come religioni civili, cioè come religioni che strutturano una società, non sono delle fedi, sono delle religioni che sono fedi e religioni civili insieme. Religioni civili, se voi leggete la Bibbia vi accorgete che è il racconto di come con la religione si forma un popolo, le sue istituzioni, le sue norme. Quindi non è soltanto dovete credere a queste cose, voi vi forgiate come popolo. E quindi, diciamo, nel compromesso liberale in realtà c'è una falsificazione di quella che è la religione, che la religione la può accettare solo per spirito di compromesso e di convivenza, ma appena invece libero Stato si indebolisce, la religione sente il richiamo della sua origine, che è quello di essere pervasiva, cioè di essere anche religione civile, cioè di forgiare le leggi in base. Questo lo vediamo chiarissimamente, diciamo, nelle primavere arabe, cioè un improvviso svuotamento dello Stato fa sì che quello che succede sono organizzazioni politiche che non sono quelle magari che hanno fatto la rivolta o la rivoluzione in corso, ma quelle che sono già strutturate come forme religiose che pretendono di essere religioni come fede e come istituzioni civili, no? E quindi la Sharia e tutte queste cose. E questo, nell'indebolimento storico, diciamo, degli stati-nazioni, è quello che stiamo assistendo. Questo è il lato, diciamo, storico, per cui vale la pena, secondo me, quello di vedere di nuovo qual è il rapporto tra la verità antropologica profonda della laicità e della religione, no? E quindi il compromesso liberale mostra, diciamo, la sua corda, entra in crisi, perché gli stati si stanno indebolendo, ma grosso modo vediamo che gli stati rendono conto, per esempio, alla finanza internazionale che non ha legge, no? Da un lato. Dall'altro gli stati si indeboliscono rispetto all'Unione Europea, no? C'è tutto un declino, insomma, dello Stato e quindi anche di quella che è l'esperienza della democrazia, la quale noi conosciamo essenzialmente su scala piccola, cioè su scala nazionale. Cosa sia una democrazia su scala internazionale abbiamo tutto ancora da imparare. Quindi la democrazia si trova in una crisi di crescita che non sa cosa fare da grande, cioè quando diventa sulla dimensione, diciamo, geopolitica a cui è invitata a essere esercitata come democrazia. Ma questi sono i passaggi difficili di fronte a cui siamo davanti. Chi si aspetta un attacco femminista si sarà deluso, perché io concordo su moltissime delle cose che ha detto Stefano, però comincio un po' provocatoriamente lo stesso, dicendo che se è vero per tutti, che per tutti, uomini e donne, che è difficile volgere lo sguardo su di sé, no? Interrogarsi in profondità sulla propria vita, sulla propria esperienza, devo dire che più difficile è per l'uomo, no? Per il sesso maschile, perché si è posto ponendosi come soggetto unico della storia, no? Credo che sia evidente a tutti che la storia è stata a lungo, per secoli, il prodotto di una comunità storica di soli uomini. Dicevo, l'uomo ha prodotto, come dire, ha guardato il mondo se stesso e l'altro da sé diverso, l'ha guardato, dicevo, con uno sguardo completamente, come dire, con uno sguardo unico, unilaterale, ha visto soltanto se stesso, ha visto e proiettato sull'altro le sue fantasie, i suoi sogni. Non c'è dubbio che il femminile, diciamo, i tratti del femminile, l'identità, i ruoli del femminile, come sono arrivati a noi dopo secoli, sono una rispondono, come dire, a bisogni, desideri, paure dell'uomo. Il femminile non è come dire, venuto alla coscienza recentemente, cioè 40 anni sono pochi effettivamente per,
andare a fondo di una storia secolare, il femminile non coincide, non sono le donne reali. Ecco, la grande rivoluzione portata dalla coscienza femminile negli anni 70 è stato quello di rendersi conto che il femminile è una costruzione che le donne, come dire, hanno fatta propria. Innecessariamente, era l'unica visione del mondo attraverso la quale potevano non solo sopravvivere, no? Ma anche in qualche modo attraverso adattamenti, cioè strappare un qualche potere, un qualche riconoscimento, era l'unico modo per essere anche amate, se vogliamo. Quindi la visione unica del mondo, prodotta da un unico soggetto politico, il sesso maschile, dicevo, fa sì che ancora oggi gli uomini facciano molta difficoltà, la cultura maschile, diciamo, per non dire gli uomini, e la cultura maschile fa molta difficoltà, no? A interrogarsi, come ha fatto d'altra parte invece, come hanno fatto, no? Fa il movimento delle donne, a interrogarsi sulla maschilità, no? Che cos'è? Cos'è stata storicamente la virilità? Come, che segni ha lasciato, diciamo, in tutte le produzioni della civiltà? Quindi io comincerò dicendo che una considerazione generale sul libro di Stefano, cioè che è un libro che ha sicuramente, che nasce sicuramente da una consapevolezza, che quando si parla della religione e di altre costruzioni culturali della civiltà in generale, si sta parlando, appunto, stiamo parlando di uomini, stiamo parlando di una produzione, di una cultura che viene dal sesso, che ha avuto parola storicamente, che ha avuto potere storicamente. È vero però che questa consapevolezza nel libro di Stefano compare in modo frammentario, no? Ci sono momenti in cui fa irruzione, appare nel testo, ma poi scompare, sembra quasi rimossa, eccetera, proprio nei punti in cui, a mio avviso, avrebbe la questione uomo-donna, il dualismo maschile-femminile, avrebbe dovuto invece essere sottolineato per l'importanza, per il peso che ha. Quindi io, nelle mie osservazioni che farò, le mie osservazioni sono delle incursioni nel testo di Stefano, e incursioni laddove credo, ho pensato che valesse la pena di portare un contributo, no, che viene appunto da un lungo, dal mio percorso, dal percorso collettivo di molte donne, proprio sulla questione, in particolare come c'entra la questione, c'entra moltissimo, la questione uomo-donna con la religione, così come con tutte le costruzioni culturali della civiltà. E ci sono, quindi, mi sono mossa quindi a zigzag un po' nel testo, tra alternando concordanze, discordanze, momenti di condivisione profonda e di conflitto. Io penso che il conflitto sia vitalissimo, penso che sia proprio un modo per evitare la guerra, un modo per produrre pacificamente dei cambiamenti, non senza dolore, non senza fatica, dei cambiamenti. Allora dirò prima, come ne accennavo all'inizio, quali sono i punti su cui concordo maggiormente. E concordo appunto sul fatto che la religione merita un'attenzione, una grandissima attenzione, e non solo perché appunto è un modo con cui l'umanità da secoli, no, ha pensato se stessa il mondo, non solo perché sappiamo bene che la religione, anche per chi non è più religioso, lascia dei segni profondi, merita perché lì nella religione si può considerare una sorta di archivio della memoria degli umani, il sedimento, come dire, di fantasie, desideri, paure, interrogativi profondi della vita dell'umano. Soprattutto la religione va vicino a quelle che sono, a quella che è l'origine stessa della civiltà e della storia umana. E quindi è un serbatoio enorme di simbolizzazioni, di gesti, di pensieri, di figure, che va interrogata a fondo, perché forse è lì anche che va interrogata a fondo, dicevo, proprio perché conserva dell'origine della civiltà, conserva, come dire, dei tratti visibili ancora, no? Qualcosa che può illuminare, che a differenza delle istituzioni, dei saperi, dei poteri della civiltà, che hanno rimosso, si sono separati più violentemente dall'origine, cioè dalla vicenda più profonda della storia della persona. Quindi sono d'accordo che lì, come dice Stefano, l'ha ripetuto adesso, la religione evoca e nomina il mistero, ce lo mette davanti, ma poi lo satura, no? Lo riempie di rappresentazioni, di simboli, in qualche modo quindi esorcizzandolo, pacificando, togliendo delle angosce. Questo è verissimo,
dice anche Stefano, ma è proprio questo deposito, questo depositarsi lì sul mistero di rappresentazioni, simboli che vengono dalla nostra storia, sono una proiezione, no, della nostra storia, è proprio quello che ci deve spingere, no, a dare attenzione, ad analizzare a fondo, andare a fondo su chi si c'è. Nel libro di Stefano c'è passione e interesse appassionato per la religione, pienamente giustificato proprio dal fatto che io quello che condivido di più, che la religione contiene, ha molto da dire, dice ancora molto, e lo dice con una forza che evidentemente non hanno le altre culture, le altre costruzioni culturali. Dice molto della nostra storia, nel profondo della storia degli umani, di uomini e donne. Mi fermerò su un punto in particolare. Dicevano Stefano, c'è interesse appassionato per la religione, un ebreo non credente ma con un legame molto forte, un interesse appassionato, dicevo, proprio per la sua storia, per la storia anche dei suoi legami, del contesto in cui è vissuto e si è formato, e c'è una capacità, straordinaria capacità critica di interrogare e di allargare la riflessione sulla religione. Interrogare la religione, dice Stefano, è interrogare il pensiero, cioè il pensiero che pensa a se stesso, cioè è il pensiero che si interroga su tutte le forme, no? Tutto quello che ha prodotto. No? Ora, in questo io vedo già una possibilità di intervenire sul tema, su quello che Stefano chiama la consanguineità, no? Tra pensiero laico e pensiero religioso. Sono consanguinei. Allora io mi sono chiesto, è vero, sono consanguini da tanti punti di vista, cioè ci sono dei legami, dei nessi fra l'uno e l'altro. Ci sono perché, come nella citazione di Leopardi, perché per essere il religioso non essere stati religiosi, cioè in qualche modo la religione sta un po' al fondo della filosofia, della metafisica, che interrogano a loro volta, spinte forse proprio dalla religione, interrogano l'ignoto, cercano di dare un senso all'esistente. Ma io direi consanguine, io lo renderei più esplicito, il fatto che la consanguinità rimanga un capostipite unico, rimanga un soggetto unico, sono imparentate la cultura in tutte le sue espressioni, la religione, perché hanno una fonte unica, e la fonte unica è il soggetto maschile, e il soggetto è la comunità storica degli uomini, che ha costruito la religione come ha costruito istituzioni, saperi, poteri, eccetera. Quindi il rimando, come dire, il rimando è a questo soggetto unico della storia, che ha però dato forma, come dire, ha dato fisionomia, identità, ruolo a se stesso, ma anche all'altro sesso. No? E qui sta l'unilateralità, per così dire, l'assolutezza, no, della cultura maschile che abbiamo ereditato. Quindi la religione non è qualcosa a parte, no? Non è qualcosa d'altro, anche nella sua idea della trascendenza, non è qualcosa di totalmente altro rispetto alle altre costruzioni culturali. Partecipa, ripeto, di questa parentela, è della stessa famiglia in sostanza, è della famiglia della comunità maschile. E la religione partecipa in particolare, e a mio avviso dà conto in un modo più visibile, più spettacolare, diciamo anche più profondo, no? Dà conto di una visione del mondo, che è quella che abbiamo ereditato, che è quella che ha differenziato in modo così violento, no? Natura e cultura, individuo e società, e maschile e femminile, no? Corpo e pensiero. Cioè fa parte di una visione del mondo in cui, come dire, viene dato, che ha dato, come dire, una spiegazione, ha dato in qualche un senso, diciamo, all'uscita dell'umano dalla coscienza, dall'animalità, confondendo, come dire, nella nascita, con la nascita della coscienza, confondendo il destino diverso riservato all'uomo e alla donna. Cioè io penso che questa differenziazione è davvero incomprensibile, per cui la donna è rimasta a rappresentare la natura, il corpo, la sessualità, e l'uomo, la storia, il linguaggio, eccetera, abbia, come dire, il suo radicamento proprio nel radicamento dell'origine della civiltà, cioè in quanto è andata confusa con la nascita della coscienza e del linguaggio. Cioè gli uomini hanno riservato al principio maschile paterno, no, l'elemento del linguaggio, della spiritualità. La donna, quel corpo da cui sono stati generati, è rimasta a rappresentare i fondamenti, il radicamento biologico, l'animalità in qualche modo, no? A lungo, per questo ha raccontato la filosofia, la letteratura, cioè tutta la storia
tutta la storia non solo della nostra civiltà, ma di tutte le civiltà, racconta di questa dualità, dove, ripeto, l'uscita dall'animalità, quindi il rapporto tra il corporale e lo spirituale, eccetera, è andato, ha, come dire, conglobato, confuso anche il destino del maschio e della femmina. Ora, la religione, dicevo, racconta, non solo tiene viva, la religione non interroga solo, dice molto, non dice solo delle forme, non è solo una delle forme, no, che ha preso il pensiero, dice molto di come è nato il pensiero, di come si è rappresentato il pensiero, la civiltà, la cultura, la storia, come si è rappresentata la propria nascita, come nascita di un principio maschile, come dire, inscritta in un principio maschile che si è posto, il principio paterno maschile, che si è posto come principio totalmente altro, differente da quel corpo, no, da cui è nato. Su questo, come dire, di questo parla, ripeto, non parla solo la religione, di questo è la dimostrazione appunto della consanguinità, della parentela, parla la metafisica, parla la filosofia. In particolare io faccio riferimento a un passaggio che per me è illuminante su come la trascendenza non sia solo della religione, no? La religione ha posto la trascendenza in chiave di valore assoluto, ma la trascendenza è già iscritta nel modo con cui si è posto storicamente, nel modo con cui si è definito storicamente il principio maschile. No? Il principio maschile ha pensato a sé come svincolato dai limiti naturali dell'umano, no? Che ha visto segnati da quel corpo, dal corpo femminile della nascita. È lì che l'uomo ha visto nascita e morte, è lì che ha visto e continua a vedere, ahimè, la sua animalità. No? È lì che è quel corpo femminile, come dire, odiato e amato, da cui l'uomo, di cui il maschile, diciamo, ha preso così violentemente distanza, pensando se stesso come totalmente altro. No? Quando si parla della libertà, a proposito delle culture create dall'uomo, eccetera, è una libertà, come dire, che libertà dai vincoli naturali, no? È una libertà che si è pensata assoluta, no? dal suo radicamento biologico, proprio perché l'ha consegnato al diverso, all'altro da sé, alla donna. Ora, dicevo, nella nascita del principio maschile, nel libro Il matriarcato di Bakove, ma lo prendo perché è emblematico, perché quello si ritrova in altri prodotti della cultura, della nostra cultura, nel platonismo, nel filo conduttore di tutta la cultura classica. Dice Bakove, nell'ambito dell'esistenza fisica, mi viene per primo ovviamente la donna, viene il principio femminile, cioè si nasce dal corpo della donna, il maschile viene dopo, no? È il figlio, ma viene dopo, però immediatamente, come dire, nel momento in cui compare, le parti si rovesciano, no? C'è un capovolgimento che avviene poi attraverso l'accoppiamento. Il principio maschile si ritrova a essere figlio, ma anche sposo, ma anche il fecondatore, no? Della madre, ed essere padre di se stesso. Cioè nella chiusura del cerchio non c'è una presa di distanza, uno sviluppo, c'è semplicemente un capovolgimento delle parti. Alla fine è sull'uomo che noi ritroviamo, la madre, dice Bakove, la ritroviamo, dopo questo capovolgimento, la ritroviamo nel padre, no? A quel punto è il padre che, proprio il padre, come dire, l'uomo si fa padre di se stesso, cioè riporta su di sé tutto il processo procreativo. Quindi in questo passaggio di Bakove ci dice qual è il modo con cui gli umani, non solo il pensiero religioso, ma il pensiero, tutto il pensiero, anche il pensiero laico, come ha pensato la nascita, no, della civiltà fondata appunto sul principio maschile paterno. Dice del trionfo del principio paterno, dice Bakove, il trionfo del principio paterno implica l'emancipazione dello spirito dalle manifestazioni della natura. La sua affermazione vittoriosa implica l'elevazione dell'esistenza umana al di sopra delle leggi della vita materiale. L'esistenza spirituale si innalza ora al di sopra di quella corporea. Alla femmina, in quanto fondamento materiale dell'essere umano, si contrappone il maschio in quanto potenza incorporea. Se lei è materia, lui è l'artista, l'artefice che la modella. Ciò che viene alla coscienza per ultimo diviene ora l'elemento primo.
Osservati dall'alto dello sviluppo, ormai compiuto, gli stadi interiori appaiono come assolutamente secondari e come frutto del calarsi della forza suprema negli stadi subordinati del mondo materiale. Ora, questo capovolgimento lo troviamo poi in Platone in modo ancora più, chiaro, cioè è l'idea, è dall'idea, come dire, è nella caduta da questa vita superiore che nasce il tempo, lo spazio, la necessità. E quindi, come dire, quello che avviene all'origine in realtà non è uno sviluppo di storia, non nasce una ragione adulta, no, da quella vicenda originaria. Nasce uno strano essere, uno strano soggetto che da un lato si pensa libero, ma come libero dalle condizioni materiali, dei vincoli materiali, quindi dalla nascita, dalla morte, eccetera, eccetera, e come principio quindi spirituale, eterno, immortale, ma che resta dipendente, tutto insomma, resta dipendente da quel corpo femminile che gli ha generato, che continua a essere quello a cui chiede cure, a cui chiede sostegno, eccetera. Quindi, dicevano, un'ambiguità forte di questo soggetto che si pensa libero per un verso e che per l'altro però conserva una dipendenza profonda da quel corpo che l'ha generato e che non ha riconosciuto, no? Che non ha riconosciuto, di cui non ha riconosciuto l'esistenza come individuo, come persona. Alle donne è stata cancellata, te lo siamo dette negli anni 70 con molta chiarezza, non è solo una questione di marginalità sociale, di uno svantaggio da colmare, siamo in presenza di una cancellazione, di un'espropriazione molto più profonda dell'esistenza femminile, cioè la donna è stata espropriata, non è stata considerata un individuo, una persona, è stata considerata una funzione, un ruolo, moglie, madre, ora è stata identificata con la sessualità, ora con l'amore nel senso più elevato, no? Nel senso di funzione salvifica, ma sempre una risorsa per l'uomo e sempre una costruzione che risponde a bisogni e desideri dell'uomo. E solo, dicevo, in tempi molto vicini a noi, e attraverso la presa, cioè è avvenuta questa presa di coscienza di sé come costruzione di un io che sempre si ritrova sempre meno conforme ai modelli dentro i quali è stato collocato. E d'altra parte che anche nelle logiche amorose, penso a autori che la cultura alta disdegna ma che invece andrebbero letti attentamente perché sulla vicenda dei rapporti tra maschile e femminile dicono molto, Michelet, Mantegazza sono autori dell'Ottocento che sono quegli adoratori delle madri, no? E se si va a vedere in realtà sono dei profondi bisogni, profondi perché nei loro libri il rapporto tra amore e violenza, l'amore e la violenza si confondono. Per esempio, c'è un passaggio straordinario di Michelet nel libro L'amore dove dice che la donna non desidera altro che vivere per l'uomo tramite l'uomo. E che l'uomo cosa deve accontentare? Cioè deve rifarla, rinnovarla, crearla, scioglierla dal suo nulla che le impedisce di essere e prenderla tra le sue braccia come un piccolo tenero bimbo, neanche una bimba, un piccolo tenero bimbo. Che è chiaro che è chiaro che... È chiaro che in questo capovolgimento, no, dove come dire, è il padre che assume su di sé il femminile, come capacità procreativa, ma anche come attitudine al proteggere, al curare, eccetera. Cioè la madre che entra e si trasferisce, viene assimilata dalla figura maschile, è chiaro che l'uomo in questa appropriazione del processo procreativo, ma anche, ripeto, della protezione della cura, del sono state del materno, no, pensa, come dire, si pone come creatore di se stesso. Cioè crea una genealogia che è di padre in figlio, dove il femminile entra, ma entra solo come mediazione, no? Entra come mediazione simbolica. Non era possibile immaginare di ricreare, rigenerare il mondo, se stesso, eccetera, senza in qualche modo portare simbolicamente su di sé quella capacità generativa che era del femminile. Ora di questo passaggio, stiamo parlando, io poi mi sono riletta un autore che a mio avviso è uno dei teorici più efferati del sessismo e del razzismo, che è Otto Weininger, morto suicida giovanissimo nel 1903. Weininger lascia un libro che sarà molto discusso all'inizio del Novecento, Sesso e carattere. Io credo che abbia molto da insegnare, perché Weininger, appunto suicida a 22 anni, raccoglie e consuma
in sé, diciamo, tutta la, un po' tutta la, la sera storia della, della ragione classica, della cultura classica e della religione del cristianesimo. Qui filosofo di ascendente platonico e cristiano, in Weininger, dicevo, sì, come dire, viene alla, allo scoperto in modo chiaro che cos'è questa parentela tra la religione e la, la cultura che abbiamo ereditato. Tra Weininger, come nella prefazione al libro che ha fatto Franco Rella quando è uscito da Feltrinelli nel 78, dice Rella, Weininger rappresenta il massimo sforzo, finito appunto con la sua morte, con il suo suicidio, di tenere ancora in piedi questa unità di una ragione che non vuole fare i conti con la diversità, con la differenza è differenza dal corpo, è differenza dall'essere femminile, no? E sono tutte le differenze di cui è fatta, la, di cui è fatta la, 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 collettività, la società, la collettività. Il libro di Weininger si, si colloca all'inizio del Novecento, cominciava l'emancipazione femminile, la sessualità non era più il rimosso, diciamo, della, della società, quindi diciamo il libro si colloca nel momento in cui qualcosa stava cambiando e minacciando questa assolutezza morale che, come dice, era in tutto l'insegnamento platonico e cristiano. Weininger vede nella donna in particolare, nell'emancipazione della donna, donna vista secondo lo schema che Platone, la donna è materia, solo l'uomo ha un io spirituale, solo l'uomo ha volontà e senso morale, eccetera. La donna è il nulla, è un non essere in quanto materia e vive solo attraverso come incarnazione della sessualità dell'uomo. E quindi alla donna si chiede, come dire, un ideale elevatissimo, no? Un comportamento tale da non costituire una minaccia per l'uomo. No? La donna è vista con, da un lato sempre come mezzo, dice Weininger, per uno scopo, è mezzo per il piacere sessuale, ma è un mezzo anche per l'elevazione morale. In che modo? Solo se la donna rinuncia appunto a essere questa seduzione, rinuncia a essere la sessualità, cioè rinuncia alla sessualità, e qui, come dire, si incontrano, come dire, filosofia e religione si incontrano, la verginità, la castità, la rinuncia alla sessualità è l'unico modo che ha la donna per assumere rispetto all'uomo una funzione salvifica, cioè per aiutarlo ad arrivare alle massime dette morali, eccetera, eccetera. Ora, in Weininger è molto chiaro che il, come dire, la trascendenza non è solo di Dio, la trascendenza è del Dio maschile, cioè Dio non è altro, non è alterità. Qui c'è un passaggio del libro di Stefano dove elenca cinque misteri a cui, dice, la religione ha dato rappresentazioni simboliche. Uno di questi misteri, dice Stefano, è il fatto che la religione ha posto, come dire, un'alterità, qualcosa di altro rispetto alla centralità dell'umano. Ora è chiaro invece che Dio non è questa alterità totale rispetto al Dio maschile, è un'estensione, a mio avviso, del Dio maschile, è una proiezione che Dio maschile ha fatto, diciamo, dalla terra al cielo, una proiezione di un sé perfetto, un io perfetto, bontà, verità, di un'assolutezza morale. E il modo con cui l'uomo si è dato un'elevata, no? Una finalità morale elevata. Quindi c'è una continuità, dicevo, tra l'io trascendente i limiti della vita, della condizione materiale degli umani, dell'io maschile, con il Dio che l'uomo si è creato. E la religione, allora, venendo, non voglio anche non essere, poi voglio dare di nuovo la parola a Stefano, allora voglio però sottolineare un aspetto, cioè perché la religione, visto che dicono un po' le stesse cose, no? Troviamo quello che dice la religione, lo ritroviamo anche nella metafisica, nella filosofia, in altri saperi prodotti dalla civiltà maschile, perché allora la religione ha tanta forza, perché ha tanto consenso anche tra le donne, anche se rispetto al femminile, diciamo, la parte di il controllo, come sappiamo bene, non c'è bisogno neanche sottolinearlo molto, la Chiesa, la religione in generale, la nostra Chiesa, ma anche, hanno esercitato sempre un controllo enorme, c'è, cioè, un enorme controllo sulle vicende, diciamo, essenziali dell'umano, la nascita, la morte, il corpo femminile come corpo che genere, quindi la nascita, il matrimonio, eccetera. E soprattutto la Chiesa non ha solo esercitato un controllo, no? Dicevo, ha prodotto da un certo punto di vista una cancellazione profonda dell'esistenza della donna, no? Come persona, come individuo e della sua libertà.
realtà, nel senso che ha in qualche modo, come dire, ha portato su di sé il femminile, no? Il femminile, la figura della Madonna che è stata, di Maria, che è stata ampiamente analizzata, e fatto solo riferimento al libro di Luisa Carpi, Il mostro e la bella, a Ida Maggi, i suoi primi testi sulla dignità della donna e della Madonna. La Maria è una costruzione del maschile, la costruzione è un femminile che va, che viene, come dire, purificato, cioè questo corpo, questa, la carnalità di cui, il femminile è rappresentato, viene, come dire, spiritualizzato. No? Nel Dio, nel Cristo che si fa umano, che si fa carne, Maria è la carne, dice Luisa Carpi, è la carne di Cristo, una carne che deve essere, che è stata sempre considerata portatrice di colpe di peccato e che deve essere purificata, no? Deve essere liberata da ogni legame con la sessualità. Quindi c'è in tutta la drammaturgia cristiana, cattolica, c'è una spiritualizzazione del processo procreativo che viene sottratto, come dire, al corpo della donna, viene portato sull'asse di padre in figlio. C'è una spiritualizzazione del femminile, della carne, della sessualità, c'è una nel senso che la religione parla un linguaggio sessuato, cioè un linguaggio che viene dalla cultura maschile, e sessuale, no? L'unione mistica in realtà parla di parla in termini spiritualizzati di quella che è stata, quella che è l'unione sessuale tra uomo e donna. Dicevo, il fascino della religione è che partecipa di quel fondamento che è di tutta la civiltà, cioè del dualismo, ma il dualismo dà delle risposte che paradossalmente possono essere appaganti, possono consolare, confortare, aprire delle vie d'uscita anche alle donne. E questo lo dico per farvi capire meglio attraverso anche l'esperienza personale. Io sono nata con una famiglia contadina e ho avuto il singolare privilegio, unico tra tutti i miei parenti, di poter studiare, e studiare per me ha voluto dire affacciarmi a un altro destino, a un'altra possibilità, no? Quella di realizzarmi intellettualmente, spiritualmente. E nella condizione in cui sono cresciuta, che era quella appunto di una famiglia molto povera, quindi anche di una dove era presente, amore e violenza si confondevano per la povertà e nei rapporti uomo-donna, quindi dove, come dire, la sessualità veniva spesso, compariva, no? Faceva irruzione anche in modo molto violento. Dicevo, in quelle condizioni di promiscuità anche in cui sono cresciuta, studiare ha voluto dire, aprire una stanza dei pensieri, cioè aprire un luogo dove io potevo pensarmi, no? Anche nella distanza da quella sofferenza, da quella carnalità, diciamo pure. Ora, il mio paese è un paese di amministrazioni comuniste da sempre, ma da lì non mi veniva nessuna risposta alle inquietudini e alle mie sofferenze legate appunto a un corpo femminile che a una donna, no? a una condizione femminile che si è trovata appunto avviata la possibilità di altre realizzazioni di sé che non fossero quelle di un ruolo di moglie e di madre. Dicevo, non ho avuto risposte, non avevo risposte dalla cultura laica, di sinistra, comunista, eccetera. Ho pensato che il comunismo non aveva l'anima e ho pensato che l'anima l'andavo a cercare, cioè l'anima, spiegazione, una qualche risposta a domande ineludibili che venivano dalla mia esperienza, dalla mia vita, le ho trovate allora nella religione. Paradossalmente non era una famiglia particolarmente cattolica. Ricordo mia madre che il giorno di Pasqua diceva: se finisco di fare i cappelletti vado a messa, non ho mai visto che adesso ho finito i miei cappelletti. Quindi era una donna molto carnale, una ballerina di inizio tradizionale, quindi erano molto pagani miei. Eppure, ecco lì, ho avuto appunto, vi dicevo, questi primi 25 anni dove segnati molto dalla religione nella sua ambivalenza. Da un lato era la religione che, colpevolizzava corpo, sessualità, femminile, dall'altro mi dava però una possibilità, l'idea che potevo realizzarmi spiritualmente, che era possibile. Dice Luisa Carpi, le monache
no, sono state, come sono le antenate di intellettuali, donne sole, antenate di intellettuali. Beh, io devo dire che quando pensavo di finalmente potermi isolare nei miei pensieri, pensavo alla stanza della clausura. Ecco, poi qualcuno mi ha trattenuto, forse mi ha trattenuto questa madre molto, molto vitale, molto carnale, molto femminile, però anche per me evidentemente la religione mi dava la possibilità, nel momento in cui mi sottraevo al destino femminile di moglie e di madre, di aprirmi un'altra strada, eroica anche se vogliamo, che è quella che poi ho ritrovato in Sibilla Lerabo, a cui ho dedicato almeno 10 anni del mio lavoro negli anni 80, nel libro Come nate ciò d'amore, perché nella Lerabo questa vicenda femminile, questa vicinanza, questa parentela tra il sogno d'amore come ideale di armonia, no, tra corpo e pensiero, di interezza, nella Lerabo prende dei tratti anche mistici, no? E si vede bene la parentela tra il sogno d'amore e la religione. E si capisce il fascino della religione anche per le donne. Dice la Lerabo delle donne che come lei, che hanno, la Lerabo lasciò il marito, il figlio, dicendo in me la donna non si integrava nella madre e si avvia, come dire, a una realizzazione di sé attraverso il pensiero, la scrittura, l'impegno culturale nella società. Cioè si affaccia alla scena pubblica, quindi trasgredendo a quello che era un ruolo tradizionale femminile, e ha bisogno, come dire, non può pensarsi semplicemente come un individuo, una persona, con una sua libertà. Pensa a se stessa e alle altre donne che nell'epoca, in quel momento, hanno avuto un peso, diciamo, come scrittrici, pensatrici, nella vita pubblica, le chiama le moderne ascete, no? Rigeneratrici delle esperienze della vita umana. Cioè pensa, in sostanza, nel momento del libro Una donna, in realtà io ho detto non è la nascita di una donna, è la nascita di un dio in qualche modo, no? C'è un io eroico, il femminile ha trovato, quindi le donne hanno trovato in sostanza, in questo bisogno loro di interesse, hanno avuto più dalla religione che dalla ragione laica e dalle istituzioni della vita pubblica, hanno avuto la possibilità di pensare, di ritrovare un'unità del loro essere, corpo e pensiero, ma l'hanno ritrovata spiritualizzata e nella, questa ricomposizione è sull'io maschile, è su questo io, come dire, che è trascendente le condizioni materiali del vivere. Cioè poteva, le donne hanno potuto, io stessa, realizzarsi intellettualmente e spiritualmente, ma spesso con molta sofferenza, dovendo, come dire, rinunciare, non dico rinunciare alla sessualità, ma comunque con una forte, con una conflittualità molto forte, con un corpo che continua a chiedere anche, ovviamente, una sua parte. Sono uscita un po' dalla... volevo semplicemente... Cerco di arrivare, che tra poco dobbiamo andare. Voglio dire questo, cioè, forse mentre la religione si presta, essendo, diciamo, un grande repertorio di simbolizzazione, diciamo, del mondo, si presta a una lettura antropologica, diciamo, di che cosa ci sta sotto, no? Questi simboli, come funzionano queste simbologie, è un repertorio tantissimo, nel senso che copre moltissimo. Invece magari il pensiero laico deve fare, diciamo, un'analisi, diciamo, complessa, perché ha una minore evidenza simbolica e quindi magari non legge dal di sotto che cosa ci sta. Per esempio, tanto tempo fa facevo un'analisi, vediamo due cose. Una, per esempio, la Chiesa, che si chiama Santa Madre Chiesa ed è composta di soli uomini. Poi facevo un'analisi, diciamo, del leninismo e dicevo qual è il rapporto tra il partito e la classe. Chiaramente il partito è il maschio e la classe è questa grande femmina feconda e semi incosciente che deve essere guidata e forgiata dal partito. Cioè sotto ci stanno, diciamo, queste, ecco, lì magari non si vede, diciamo, la simbologia, ma secondo me antropologicamente viene fuori, cioè, continuamente questa. E poi, siccome
sono affezionato a una determinata cultura del sospetto, come si dice. Allora mi sono fatto questa idea, perché molto spesso le nostre malattie fisiche sono in realtà la reazione a qualcosa che è più profondo che la vera malattia. Spesso noi vediamo i sintomi della malattia e si tratta di andare a scoprire cosa c'è sotto. E mi sembrava che in gran parte anche la cultura e i nostri pensieri funzionano così. Molto spesso quello che affiora è la reazione a qualcosa, no? Come diceva Lea. Cioè, per esempio, buona parte dello spiritualismo, dell'intellettualità e così via, è una reazione ai vincoli della natura, cioè è, diciamo, come Lea descriveva adesso una cosa che ritengo piuttosto vera, e cioè che la cultura è un continuo tentativo di svezzamento dalla natura. Cioè, svezzamento nel senso che ancora anche i vagiti infantili, cioè, per esempio, nel periodo in cui si è formata la ragione moderna, da Galileo fino ai nostri giorni, Cartesio, Galileo fino ai nostri giorni, c'è stata una grande maturità razionale, logica, diciamo così, e anche invece una forma, secondo me, è un po' infantile di che cosa sia il mondo su cui operiamo. Gli abbiamo attribuito una onnipotenza e inesauribilità che in realtà adesso scopriamo non esserci, no? Così come infantilmente uno dice la mamma può tutto, quindi io posso pretendere, diciamo, indefinitamente dalla mamma, no? Qualcosa del genere. Quindi c'era da un lato una cosa di immaturità psicologica e simbolica nei confronti del mondo, associata invece a una grande maturità e capacità logica di conseguenze mentali, cioè ingegneristiche, no? Razionalistiche. E quindi continuamente c'è, diciamo, questi scompensi, oppure grandi maturità, diciamo, psicologiche che comportano magari delle impotenze di tipo intellettuale. Ecco, a proposito, cercavo proprio ieri sera, diciamo, un passo secondo me meraviglioso di ribaltamento di cui parlare, e lo trovo nella prima lettera ai Corinzi di Paolo. C'è un passo secondo me meraviglioso nella sua esplicitezza, e cioè né fu creato l'uomo, questo è il capitolo 11, 7 mi pare, sì. Né fu creato l'uomo per la donna, ma la donna per l'uomo. Tuttavia, né l'uomo può fare a meno senza la donna, né la donna può fare senza l'uomo, poiché come la donna fu tratta dall'uomo, così l'uomo nasce dalla donna e tutto viene da Dio. Questo qui è un lapsus meraviglioso, cioè che spiega perché c'è il racconto biblico del fatto che la donna nasce dall'uomo. E cioè è semplicemente il ribaltamento del fatto che l'uomo nasce dalla donna. Questo qui è un formidabile, diciamo, autodenuncia. Cioè io mi sono raccontato questa storia perché dovevo reagire al mio destino naturale, no? Qui si vede, diciamo, veramente il meccanismo della cultura, cioè del fatto che come svezzarsi dal proprio destino naturale, no? Quindi magari certe volte con l'ingenuità semplicemente di ribaltare. Cioè, nella storia di Eva che esce dal fianco di Adamo, no? Cioè, è un ribaltamento addirittura simmetrico, diciamo, di quello che succede abitualmente nella vita degli esseri umani. Quindi è un'autoconfessione di come funziona in gran parte la cultura, dove qui affiora addirittura in maniera potentemente ingenua, cioè una leggenda meravigliosa, potente ma intrinsecamente ingenua. Ecco, allora finisco per dire che attualmente questa cosa che abbiamo cercato di dire, diciamo, del corpo a corpo, insomma, chiaramente, diciamo, la grande capacità simbolica che ha avuto la religione è la forse più balbettante capacità, io con incapacità simbolica che ha avuto il pensiero laico, cioè di produrre simboli potenti, no? Di produrre simboli. Cioè, ecco, naturalmente è come già hanno di fronte, perché o uno ha consapevolezza che si tratta di simboli e allora questo rimane aperto verso, diciamo, ulteriori cose. O uno dice, quello che sto dicendo è proprio così, è una realtà, no? Questo qui è il bivio che c'è nel simbolo. Cioè, se tu pensi davvero, diciamo, che è successo quella roba lì, chiedo scusa con una grande, perdono, cioè, resurrezioni o altre cose del genere, cioè,
cioè pensieri che sono dettate dalla concupiscenza di vita, no? L'immortalità dell'anima come spinta dalla concupiscenza del non morire, no? Diciamo, sono, cioè, ci siamo qui dopo un secondo tempo, no? È un peccato di concupiscenza, secondo me l'idea dell'immortalità dell'anima, oppure invece lo consideri come un simbolo che funziona dalla sua parte aperta, non dalla sua parte chiusa, che le cose stanno davvero così, questa è la parte chiusa del simbolo, no? Quindi continuamente. Questo qui è un conflitto che è sempre presente nella religione e nel pensiero umano, cioè anche l'ideologia fa così, fa uno schema del mondo e poi dice, ma è proprio questo schema, non è soltanto uno schema indicativo per cui cerca di organizzarti un po', perché sennò il mondo è troppo complicato, te lo semplifico un po', no, poi le cose sono proprio queste, no? Ecco, quello lì è, diciamo, la reificazione dell'immaginazione umana oppure la cristallizzazione del simbolo. Questo qui ci siamo dentro tutti, diciamo, e vale la pena di fare questo. E quando parlavamo diciamo, di questo confronto corpo a corpo, non più come due specie diverse, come talvolta si pensa, diciamo, il laico e il religioso, due specie diverse con razzismo reciproco, diciamo, quindi, no, per dire. Dico che questo corpo a corpo è aumentato, cioè, appunto, a me piaceva anche quello che mi diceva un fisico notevole, che mi diceva che piangeva il fatto che, diciamo, noi fisici, da Galileo a Newton in poi, siamo quelli che sono stati i paradigmi del pensiero razionale, e adesso siamo stati invece sconfitti da che cosa? Dai biologi. Adesso i biologi, e infatti, diciamo, il conflitto scienza-religione è stato sulla fisica, su come funziona il mondo, se c'è Tolemaico oppure Copernicano, no? Poi pian piano è cominciato ad essere invece sul biologico, è cominciato con Darwin, con la religione che diceva andiamo pian piano con Darwin, fino ad arrivare adesso in cui c'è la bioetica, cioè in cui effettivamente la questione della vita e della morte, no? È proprio, diciamo, è anche un passaggio di paradigmi mentali del razionale, della scienza, cioè dal paradigma newtoniano, diciamo, si passa invece a un paradigma più complesso che è quello della biologia, cioè qui non riesci mai a mettersi esattamente le mani sopra, no? E qui vediamo come se in Galileo c'era una lotta corpo a corpo tra scienza e religione, tra Bernardino dice è meglio non muovere queste cose perché noi vogliamo un'egemonia su quella che è la spiegazione complessiva del mondo, se cominciamo a fare le pulce come va il mondo, non si sa come si comincia, non si sa come si va a finire. No, questo qui è il discorso anche del grande inquisitore di Dostoevsky, e invece adesso, diciamo, abbiamo un corpo a corpo sul corpo, no? E questo qui è il conflitto attuale, diciamo, tra scienza e religione, proprio il terreno su cui si stanno effettivamente confliggendo. Comunque, per concludere, insomma, dei lavori di lavoro, cioè, mi pare che ce ne sia molto, e mi piacerebbe appunto che noi laici, non credenti, eccetera, eccetera, avessimo lo stesso spirito polemico nei nostri confronti come siamo abituati ad averlo, diciamo, sulle fantasmagorie della religione, e soprattutto nutrissimo un'invidia nei confronti della religione, cioè la capacità di fare un repertorio molto vasto delle cose di cui parlare e di cui trattare. Questo repertorio non è affidiamo la religione alla corbelleria e noi ci teniamo il buon senso, ecco, questo qui sarebbe veramente un disastro. Dietro la corbelleria religiosa c'è un repertorio simbolico di cose molto consistenti di cui tutti dobbiamo occuparci. E tante grazie a voi. Del 50%.